Le cicogne nidificano lontano dai piccoli comuni dell'entroterra salernitano. E già, perché sembrerebbe che proprio questi territori vivano un fenomeno di calo demografico preoccupante. È il caso del comune di Sanza, dove il calo delle nascite rappresenta un fenomeno talmente preoccupante da portare il sindaco a lanciare l'allarme. Urgono risposte concrete che supportino le istanze e le esigenze delle famiglie che con grande sacrificio continuano a vivere in queste aree interne, ha dichiarato il primo cittadino di Sanza, Antonio Peluso. Le istituzioni e i servizi sociali devono intervenire per evitare il lento degrado delle nostre comunità. Il campanello d'allarme sono i dati del 2010 prodotti dall'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune ai Piedi del Cervati. Solo 21 i nuovi nati, 13 maschietti e 8 femminucce, ben 32 invece i decessi, 18 maschi e 14 femmine. Il dato è ancora più allarmante se si pensa che nel quinquennio 2005-2010, a fronte di 114 nascite, sono stati registrati 177 decessi, un trend quasi sempre rispettato annualmente, allorquando le nascite sono sempre inferiori ai decessi. La situazione che si verifica a Sanza purtroppo è riscontrabile in tantissime piccole realtà delle aree interne e, termina il sindaco Peluso, soprattutto in questo periodo di crisi economica dovrebbe essere affrontata con misure di sostegno a tutte le famiglie prima che sia troppo tardi.